Un saluto da Putignano. Allora, capisci a me? Un saluto da San Severo. Viva San Severo! Dove usciamo? Ma a parte gli scherzi, dove usciamo? La sera. Ah, la sera! Ci vediamo alla sera. Tu dove vuoi uscire? Io vuoi tracci. Voglio entrare perché fuori fa fredda. Com'è? Com'è? Senta, a me non devi venire tutti i bracciali verdi. No, azzurro. Tutti questi. No, qui no, dovete andare in giro di qua. No, mi hanno detto che dobbiamo entrare nel comune. C'è un piccolo problema con i bracciali qua. Mi raccomando, quando venite qua con i bracciali, che siano verdi, perché col verde si passa sempre. Bracciale azzurro? Mi fate vedere il bracciale, come ce l'avete? Bracciale azzurro. Azzurro. Senta, non lo so, è una delegazione Erasmus. Il comune è solo con i braccialetti verdi. Ho solo un braccialetto verde qui all'interno. E forse hanno sbagliato a darmelo al laboratorio. E voi siete andati qui sì. In fondazione? 40 ragazzi. Lei è un ragazzo? Sì. Padre? Padre, no. Professore. No. Docente. Alla foto? Altra docente, greca. Di Salonicco? Sì, Cagnes. Callae, sì. Venite dalla Grecia apposta? Vabbè. You are for the... Yes, for the carnival? Yes, of course, yeah. Monaco. Allora, questa signora viene da Monaco, dalla Germania. Questo signore viene dalla Grecia. De no. Portogallo. Dalla Grecia? Per il carnevale di Putignano? Sì. Dite di sì, perché sennò... Dici, no, siamo venuti per le mozzarelle. No, sì, dico sì. Per il carnevale. Per carnevale, davvero, sì. Ma che, non ce l'avete il carnevale in Grecia? Sì, we have a carnival. Dove ce l'avete? Dov'è importante in Grecia il carnevale? In many towns in Greece, Patra. Patrasso. The most famous. Not like Putignano. Never been in Putignano before? No. Prima volta? La prima volta. È emozionata? Molto emozionata. Faccio vedere la mano come trema. Guardate com'è emozionato. Ciao a tutti, siamo al Carnevale di Putignano, sfileremo per le strade per raccontarvelo quest'anno in 5 tappe, 5 appuntamenti. Non poteva mancare quest'anno perché il tema dell'ambiente è molto, molto discusso, se ne parla tantissimo e Putignano anche sull'ecologia c'è, però anche, come dire, in una maniera un po' antagonistica rispetto a quello che è il successo del movimento che attraverso il mondo è riuscito a ricreare Greta. Abbiamo anche il carro dei gretini, Save the Planet, una frase che è molto ricorrente qua a Putignano perché il tema ambientale è molto sentito. Salviamo il carnevale e salviamo il pianeta. Il giallo è il colore che riporta sicuramente al gretismo, così come viene definito da questi gretini. Sì, si chiamano gretini. Il giallo è il colore dominante e mo siete voi però. Ti devo dire un fatto e diciamolo sto fatto. Sfilate contro Greta? Sfiliamo per l'ambiente, per salvare l'ambiente. Ma perché non vi piace il movimento che Greta ha creato? Mo proprio a me? E qua sta scritto ti devo dire un fatto. Ho sbagliato cartellone. Voi siete cretini? Sì. Certo. Certo. Ciao. Wow! Voi siete cretine? Molto cretine, non si vede? Orgogliosi di essere cretini! Cosa vuol dire essere cretini? Essere cretini vuol dire amare veramente l'ambiente. Cioè, lei sembra proprio cretina. Cretina, è vero. Hanno scelto lei perché è più cretina? Hanno fatto una seria selezione, per cui... Lei è cretina? Più cretina di così! Ma, cioè, questo che cos'è? Cosa rappresenta? I cretini, perché i cretini sono tutti abbastanza ciccioni. Che vuol dire? Devi metterti... Come ti devi mettere? Devi mettere. E come ti devi mettere? Così. Così? Sì. Mettiti come ti devi mettere. No. Un po' cretini sì, si vede assai. Giusto una punta. Qua da qua, metto le trecce dentro che si nota meno.
Okay. Ma perché questo sfilare contro i cretini? Perché i cretini rappresentano quelli che parlano di ecologia, ma in realtà fan poco, sono dei consumisti sfrenati. Nella vita che fai? Io faccio l'istruttore in palestra, non si direbbe, però faccio questo. No, non si vede. No. Mi fai vedere che c'è scritto? E mo siete voi però. Ciao!